se ristabiliamo, voglio dire, in Italia la possibilità di mandare avanti i soldati per questa situazione che ci ha aggredito, vi assicuro che in 40 giorni risolviamo tutto. Che e risolviamo... cosa dirà ai medici stasera al Consiglio dell'Ordine che l'ha convocata? Che cosa dirà loro? Che cosa dirò? Io mi giustificherò solo per una cosa, per il fatto che in un momento di emozione e di enfasi praticamente mi sono permesso, cosa che credo, ho chiamato parecchi miei colleghi che hanno lasciato piangere tanta gente e non sono intervenuto, mi sono permesso di usare gli epiteti piuttosto alterati. Quindi come fatto dell'Ordine dei Medici, tutto sommato sotto questo punto deontologico, forse hanno ragione loro e non ho ragione io. Ma riguardo al fatto che hanno osato dire che il mio modulo di interventistica riguardo al fatto medico e di quello che io come fuorilegge quasi ho osato andare a visitare la gente, non rispettando tachirine e vigile attese, su questo non cederò mai, sappiatelo tutti. Aggiungo poi di più, c'è il problema che io abbia anche espresso delle convinzioni sul discorso vaccinale. Sul discorso vaccinale io ritengo, vi faccio un esempio velocissimo, i 3.000 soggetti che sono andata a visitare e che hanno preso con me un sapore di, come dire, di rapporto umano, se io li avessi convogliati ad andarsi a vaccinare sarebbero corsi tutti a vaccinarsi. A ordinare una vaccinazione di massa è la cosa più indegna che esiste in un paese libero. Vaccinatevi tutti, ma non vaccinatevi tutti, questa è la verità. Perché io so quanta gente probabilmente può aver avuto delle risposte reattive, non c'è farmacovigilanza attenta. Non c'è chiedele se lei l'ha fatto il vaccino. Assolutamente sì, qual è il problema? Io mi sono pure ammalato perché chiaramente nel contagio, io ho visitato di mille persone, secondo voi non mi sarei preso il mio bravo virus. Il problema è di come affrontare, di come prevenire, ma qualcuno l'ha detto al mondo che prevenire è meglio che curare, l'avete mai sentita questa frase? Sì, no? E allora di fronte a qualsiasi attacco che ha una sua evoluzione, quando stiamo parlando di peste bubbone, sarebbe bastato che tutti avessero avuto il contatto con i loro pazienti, bastavano quattro battute, bastava che quei soldati all'inizio della medicina di territorio fosse scesa in campo e non fosse stato bloccato da una situazione di, come dire, statale da parte del ministro, perché io ce l'ho non certamente forse con i miei colleghi, ce l'ho con la volontà di uno Stato che ha deciso di non mettere in campo i medici di territorio. Le epidemie si combattono i medici di territorio, non con gli ospedali dove tu ci arrivi complicato, è chiaro o no? Dove sono morte 100.000 persone che non potevano e non dovevano morire. E su questo mi prendo la mia responsabilità. Il pianto di migliaia di persone che hanno telefonato al dottore Torri, hanno detto tutto, venite a casa perché non sto bene, vi prego, c'è il mio figlio che non sta bene, il mio padre che non sta bene, mio nonno che non sta bene, se tu arrivi lì ai primi sintomi praticamente tu riesci a risolvere, è chiaro, perché ne ho avuto conferme, non è morto nessuno dalle mie braccia, ho tentato finanche di dire fatemi la cortesia, fatemi vedere uno che muore dalle mie braccia, non è morto. C'è una persona ultimamente di 93 anni che praticamente lo hanno portato a casa per farlo morire a casa. L'altro giorno mi ha chiamato il figlio, mio padre sta davanti al frigorifero che sta mangiando. Quindi le persone che sono morte, dottore, perché sono morte? Sono morte perché si complica. No, ma non è sbagliato, noi non possiamo usare. Guardi, mi stanno dicendo che io uso quasi, non poco, l'olio dei freni. Io uso farmaci adeguati alla situazione in campo. Se io vengo a casa sua e c'ha 38 di febbre, io la devo visitare, egregia signorina, la devo visitare per capire che cosa darle. Io non ho un protocollo, nella medicina protocollo non esiste, come devo farlo capire? Io vengo a casa, uno c'ha le emorroidi, praticamente gli do qualche altra cosa. Dobbiamo capire assolutamente che il medico ha bisogno del contatto, il paziente è quello che ti fa fare terapia, è il paziente che visiti. Se io non metto un fonendo dietro le spalle, per telefono non posso fare niente. È chiaro, questa è la situazione, hanno aspettato che migliaia e migliaia di persone con la tachipirina e l'attesa potessero complicarsi, lei anche se ha un raffreddore, voglio dire, e non si cura, probabilmente può complicarsi. Quindi voglio dire, se non scende in campo il medico a contatto con il paziente
sarà una strage, l'avevo anticipato. Al fatto dei vaccini, vi dico la verità, non saremmo arrivati nemmeno al discorso Green Pass, praticamente, che ci crea un attimo di tensione, crea tensione a tutti. Io dico solo una cosa, attenzione, qua su questo voglio dirlo molto seriamente, questa situazione che si è messa in moto con questa coercizione Green Pass e non Green Pass, che è legato poi al rapporto vaccinale di spinta, produce una situazione che da sudditi stiamo diventando schiavi. E ricordatevi una cosa importante, che ci sarà sempre uno Spartaco che probabilmente darà fastidio un giorno. Mettetelo bene nel cervello questo, perché non è possibile immaginare che una situazione di facile fattura, ci fossero state migliaia di colleghi che fossero scesi in campo e avessero supportato una situazione di paura, una situazione di indecisione da parte di tutta la gente che non si è vaccinato e non si vuole vaccinare. Saremmo stati tutti tranquilli, perché c'è tanta gente che va vaccinata e tanta gente che non va vaccinata. Non si può parlare di vaccinazione di massa, forse non mi sono spiegato. Lei si è vaccinato? Assolutamente sì, però che significa questo? Io sono a favore anche della gente che non ha voluto vaccinarsi.